Adesso vedrai la potenza di fuoco di questa mia nuova grande stazione da battaglia, perfettamente attrezzata. Fuoco a volontà, comandante. Fuoco! Ciao a tutti ragazzi, oggi per una volta non testeremo più di tanto un alimentatore, ma testeremo proprio la scatola stessa, che è arrivata a un buon 95% di completamento. Sto aspettando soltanto dei condensatorini che mi devono arrivare dalla Germania, perché in Italia evidentemente è un, non so, è un casino trovare dei condensatori ceramici da 10 microfarad, da 0,1 microfarad, che devo montare sotto le sonde oscilloscopiche per fare da filtro come da specifica di test ATX. E adesso però provo un piccolo breve test in potenza della scatola nuova. L'intro spero che vi sia piaciuta, vediamo cosa può fare questa mia nuova stazione da battaglia perfettamente attrezzata, o quasi. Prima di tutto un minuto al mio sponsor. Il nostro sponsor è CDK Deals, dove potete trovare key di programmi come Windows 10 a 17,54€, nonché anche le key di Office e altri programmi che potete andare a cercare ovviamente dal sito. Una volta aggiunto al carrello lo potrete pagare come più vi piace, e ricordatevi il codice sconto FC20, che vi farà abbassare del 20% il prezzo attuale della key. Da qui potete pagare con PayPal, potete pagare come vi pare, avete la garanzia che la key non viene riutilizzata mille volte, come succede da tanti altri siti molto noti, come ad esempio eBay o altri. Quindi potete andare tranquilli e fare quello che più vi piace, nonché trovare anche tantissimi altri programmi e giochi che potrebbero interessarvi. E poi partiamo e vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, per l'occasione ho scomodato questo cesso che avevo qua a far niente, un ottimo N-Joy Alpha 750 watt, così detti tra il chiaro e l'oscuro. Non so sinceramente dentro che cosa abbia questo aggeggio, non mi dà molta sicurezza, ma vediamo che succede. Mi piacerebbe riuscire a testarlo sia con la scatola vecchia che con la scatola nuova, per vedere le differenze di comportamento a pari potenza e tutto il resto. Vediamo se ce la faccio. Ah, 732 watt sul 12 volt, non sembra una potenza scarsissima, però non c'è il bollino 80 plus, quindi già va molto meno bene, perché se non è certificato Allora, intanto vedo che in effetti la posizione della breakboard non è proprio che l'abbia studiata divinamente per quanto riguarda l'ingombro dei cavi e tutto quanto, però poi vedremo come sa da fa. Allora, andiamo a vedere che succederà. Intanto vi faccio notare che alcuni LED stanno accesi pure quando l'interruttore è spento, sono uguali agli altri e io non so il perché. Così siamo a carico zero e ho comunque 10 watt di consumo alla presa, 8 watt sappiamo che non si sa da dove arrivano e 2 watt penso che siano di potenze diciamo parassite in giro. Vediamo che comunque le tensioni sono più o meno accettabili, anche perché così non siamo neanche in cross, non abbiamo né carichi trasversi né nessun carico. Vediamo che succede. 3 3, questo è 5, perché si è spento il 12. Il
Se 12 volte non misura un cazzo, dopo un po' si spegne da solo, bisogna dirgli, oh, sveglia. Allora, questi carichi qui del 5 volt, non, in questo momento non mi ricordo manco più io quanto carico danno, ma mi sembra che sono intorno a una ventina di watt l'uno, mentre quelle 3,3 volt intorno ai 15. Questo è il 5 USB, che se è interessante vedere anche lui c'è adesso, mentre quelli che poi ci interessano più di tutti sono i carichi del più 12, che sono da 43 watt questi e da 86 watt tutti gli altri. Adesso è un po' difficile farvi vedere tutto insieme, però la cosa divertente, quando avrò settato tutta la postazione come Dio comanda, sarà anche vedere i cambiamenti nell'amperometro Hall che è stato montato ad hoc su questo banco di prova. Adesso già gli sto dando su una potenza non indifferente, che solo sul 12 volt sono già 660 watt, e in effetti alla presa ho 785 watt, che per questo povero alimentatore credo che sia veramente tanto. Guardate, che la ventola sta andando già ai pazzi. Io intanto controllo che dietro, dentro vada tutto bene, poi vi farò vedere che cosa c'è all'interno, perché comunque ho dissipato le resistenze in modo passivo e comunque la dissipazione sembra che sia venuta abbastanza efficace, diciamo. Guardate la tensione del 12 volt come cala. Adesso si vedono un po' meno, bisogna aguzzare un po' più l'occhio. Così sono 750 watt su 12 volt e 900 alla presa. Per me salta per aria, questo è capace di scoppiarmi in faccia così su due piedi. Però io non voglio, perché volevo sinceramente vedere, prima di creare un'esplosione nucleare, come va rispetto alla vecchia scatola, nel senso che abbiamo tirato i nostri 300, 400, quasi 500, quasi 600, quasi 700, il drop è consistente ma non enorme, possiamo vedere se interviene la OCP, è intervenuta. Beh, cosa lo ha infastidito? Come mai non mi riparte più il piccino? Diamogli un po' di carico, non so. Si è spento, ma mi sa che si è spento perché si è rotto. Ma che palle! Io posso non riuscire mai a fare niente di quello che voglio fare. Adesso perché si è rotto? Non poteva non rompersi. Come faccio io adesso a fare la mia comparativa che avevo in mente di fare con la scatola vecchia? Tutte a me. Guardate, c'è anche il pupazzo di Among Us. Questo alimentatore è sospetto. In effetti è ripartito. Con un po' di pazienza. Non so come mai, ma è ripartito. Perché mi misura 8A da 12 volte se non c'è nessun carico? C'è un interruttore che è rimasto aperto. Eccolo qui. Beh, ripartire è ripartito. Vediamo. Perché infatti volevo provarlo con l'altra scatola per vedere un po' le differenze nelle tensioni rilevate e tutto il resto, che sinceramente con questa nuova mi sembrano ben più attendibili, senza offesa per la vecchia, ma
Allora, a parte che abbiamo sulla scatola nuova più punti d'attacco per i vari connettori, nel senso che sì, in questo caso abbiamo usato gli stessi, però diciamo che abbiamo margine per attaccare 2 EPS e 3 PCI Express, di cui 1 8 pin e 2 6 pin, mentre qui è 1 e 2, quindi esattamente la metà per quanto riguarda i connettori là. Poi vediamo le tensioni, che già nelle rail minori c'è l'eterno problema di quelle tensioni basse che ho sempre rilevato, mentre per il resto comunque i drop non sembrano così incoerenti con quelli che erano, con quelle che erano le misurazioni che ho visto prima. Qua ormai c'è un interruttore che è più di là che di qua. E poi guarda, sinceramente il fatto di non accecarmi a morte ogni cazzo di volta non mi dà affatto fastidio. Questo non si è nemmeno spento in OCP, a 1060 watt non si è spento in OCP, di là mi pare che si sia spento un po' prima, perché penso che gli stia salendo su la tensione a brutta faccia. Cioè, la potenza è bella alta, io prima mi pare di non essere arrivato a questi livelli qua, ma si è spento. In compenso la ventola sta andando ai matti, le tensioni rilevate sui rail minori come sempre sono molto molto basse, però il drop sui 12 volt mi sembra coerente con quello che abbiamo visto prima, bene o male. Quello che è poco coerente è quello sui rail minori, mentre di là non ne abbiamo visto quasi per niente. Probabilmente c'era anche qualche problema latente che ho sempre comunque visto su questa vecchia, sulle rail minori, che poi alla fine importano poco perché il carico su quelle è poco. No, diciamo che il test è stato proficuo, nel senso che abbiamo visto all'opera per la prima volta quella che sarà la nuova postazione di test, che speriamo ci dia le stesse gioie di quella vecchia, se non di più. Quindi per adesso, vista la tarda ora, direi che mi accontento di questa prima prova pratica sul campo e vi saluto, anche sto bordello che fa sto alimentatore vi saluta, e la scatola vecchia mi sa che vi saluta anche lei, perché in futuro spero di poter usare più o meno solo quella nuova appena riuscirò a avere i condensatorini dalla Germania, e a perfezionare quelli che saranno gli inevitabili problemi di gioventù della stessa, che intanto, come ho già visto, partono dalle resistenze che comunque vanno ventilate perché scaldano, e scaldano parecchio, quindi ci saranno tutti dei miglioramenti che adesso devo iniziare a implementare, devo finirla ancora, quindi ci sta. Ah, e dimenticavo, non vi ho neanche fatto vedere che cosa c'è dentro.